E buonasera a tutti gli ascoltatori dal TG di Contropiano.org. Allora, questa sera, questo lunedì sera, parleremo delle valutazioni sulla riapertura al netto del discorso di Conte che si è svolto ieri. Ci sposteremo in Francia per parlare sulle scuole che dovrebbero essere aperte e le polemiche a riguardo. Parleremo del nuovo via alla riapertura dei cantieri delle grandi opere che vengono valutate in determinati casi inutili. Parleremo del 25 aprile e della polizia fuori controllo in alcune città, tra cui Milano, Napoli, Brescia e Pisa. Ci sarà uno spezzone di un'iniziativa che si è svolta una mezz'oretta fa sulla pagina di contropiano.org intitolata La guerra del petrolio. Manderemo uno spezzone dell'intervento di Alberto Negri. Parleremo del Brasile, come viene sfruttata l'epidemia per falcidiare i poveri. Parleremo della strage dei musicisti turchi e di Consiglio europeo, crisi attuale e MES. Ma passo subito la parola per il primo servizio a Sergio Cararo. Il governo Conte ha annunciato ieri sera il decreto per la ripartenza delle attività economiche. Il calendario appare piuttosto articolato ma contraddittorio, anche perché il contagio ha sì rallentato un po' la sua corsa, ma permane a livelli altissimi. Una condizione che, come afferma il virologo Valerio Crisanti, sconsiglia nettamente le riaperture il 4 maggio. La decisione calendarizzata ieri sera da Conte appare schizofrenica e lo era talmente da essere ben visibile sia negli inciampi della esposizione del Presidente del Consiglio davanti alle telecamere, sia, e ancor di più, nell'invito a non farsi prendere dalla rabbia e dal risentimento. Eppure la gente un calcolo semplice semplice se l'è fatto. Se dobbiamo convivere con il virus per andare al lavoro, perché non dovremmo conviverci per vedere le persone che amiamo e magari non vediamo da 2 anche più mesi? Esattamente come 2 mesi fa le riaperture da un lato riguardano tutto il territorio nazionale, senza alcuna distinzione tra aree ad alto rischio e territori sostanzialmente sicuri. Dall'altra continuano a colpevolizzare preventivamente i singoli cittadini per l'eventuale risalita della curva dei contagi. In sostanza, colpevolizza i cittadini, ma assolve le imprese che hanno fatto un pressing scandaloso per riaprire in molti casi già da oggi. E proprio sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori potete vedere un video sulla situazione alla GLS di Verona che grida letteralmente vendetta. Assistiamo così ad un agire scomposto e dissennato di fronte alla pandemia, che sarà certamente aggravato dall'accavallarsi di delibere regionali che magari introdurranno eccezioni, rallentamenti o accelerazioni motivate spesso più dalla necessità di distinguersi che da quelle sanitarie. È stato un autorevole epidemiologo, Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore della Sanità, a chiarire che per noi della sanità il rischio accettabile è zero, per gli economisti è 10. E in quella parola, gli economisti, c'era il non detto, e cioè gli imprenditori. Il governo con il nuovo decreto ha scelto quello che possiamo definire come un rischio a 9,5, potenzialmente catastrofico, ma con responsabilità rovesciata sui cittadini. Stiamo scoprendo infatti che gli assembramenti sui mezzi pubblici o nei luoghi di lavoro non vengono ritenuti adeguatamente pericolosi, mentre un incontro tra amici e tra fidanzati viene ancora ritenuto tale. Un rapporto pubblicato proprio oggi sul Sole 24 Ore segnala come con le riaperture a partire dal 4 maggio i settori manifatturiero, costruzione e commercio riprenderanno a mobilitare complessivamente 700.000 lavoratori potenziali utenti di mezzi pubblici di trasporto. Il documento sottolinea poi che nel complesso gli occupati che utilizzano almeno un mezzo pubblico sono il 15,6% del totale, per circa 3,6 milioni di lavoratori, sottolineando una criticità soprattutto per le grandi aree metropolitane relativa alla mobilità concentrata principalmente nelle ore di punta del mattino e del pomeriggio. È tagliente il giudizio di Giorgio Cremaschi, portavoce nazionale di Potere al Popolo, su queste decisioni del governo. Siamo di fronte al colossale fallimento di tutta la classe dirigente di tutto il sistema Italia, che riparte senza dati certi e senza misure vere di sicurezza, con un bilancio di vittime inferiore solo a quello degli Stati Uniti.
Una classe dirigente fallimentare, certo, ma a questo punto anche criminale, aggiungiamo noi. Linea alla regia. Grazie Sergio. Ci spostiamo invece in Francia e parliamo di riaperture, però non delle aziende, parleremo della riapertura delle scuole. Ne parliamo con Andrea Mencarelli. Buonasera. La Francia si appresta ad entrare nella fase 2 dell'epidemia, mentre sussistono ancora tutte le criticità evidenziate negli articoli che abbiamo pubblicato sul nostro giornale. Nel suo discorso del 13 aprile, il presidente Macron aveva annunciato l'estensione delle misure di confinamento fino al prossimo 11 maggio, prevedendo per questa data la riapertura degli asili nido, delle scuole, dei licei, ma non delle università. In queste 2 settimane si sono susseguite numerose dichiarazioni discordanti e spesso contraddittorie circa la ripresa della didattica. Il primo è stato il ministro dell'Educazione Jean-Michel Blanquer, che ha comunicato il 21 aprile le linee guida per un rientro progressivo, esteso su 3 settimane in base al livello dei corsi, con un massimo di 15 studenti in classe, ma mantenendo comunque l'insegnamento a distanza. Macron ha infine annunciato che il ritorno a scuola degli studenti avverrà soltanto sulla base della volontà dei genitori. A completare il quadro dell'incapacità da parte del governo nel pianificare il rientro a scuola, sabato 25 aprile è stato reso noto l'avviso del Consiglio Scientifico, il quale ha indicato espressamente la preferenza per la ripresa della didattica soltanto dal prossimo mese di settembre. Viene quindi spontaneo chiedersi su che base allora il governo e Macron hanno stabilito la riapertura delle scuole a partire dall'11 maggio? Si ha la sensazione che la volontà sia quella di far rientrare a scuola molto rapidamente gli studenti, che non possono essere tenuti a casa dai genitori, e far ripartire la macchina economica. Questo è stato il commento di Benoît Test, segretario generale della FSU, il principale sindacato nel settore dell'istruzione. Pertanto, il presidente Macron ha chiaramente preso una decisione senza consultare il consiglio scientifico, mettendo ancora una volta avanti gli interessi economici delle organizzazioni patronali preoccupate per la caduta del PIL e la recessione alle porte. Saranno quindi le scuole stesse a dover determinare, in completa autonomia, il ritmo più adatto per accogliere gli studenti e assicurare il rispetto delle misure sanitarie nello svolgimento delle attività scolastiche. Il Consiglio Scientifico ha inoltre espresso alcune raccomandazioni essenziali circa la pulizia regolare degli istituti, l'obbligo di indossare mascherine nelle scuole medie e superiori, mentre sconsiglia vivamente l'apertura delle mense scolastiche. Crescono quindi le preoccupazioni e le proteste da parte degli insegnanti. Nessuna ripresa senza uno screening sistematico e senza che tutte le misure di protezione siano garantite. Questo denuncia la Federazione Nazionale del Settore dell'Educazione del sindacato Force Ouvrière, il quale sottolinea come la riapertura sia irresponsabile, pericolosa e tuttora impossibile nelle condizioni attuali. Rifiutiamo che la scuola e la nostra vita siano la variabile di aggiustamento di cui debba servirsi il MEDEF, la Confindustria francese. In questo modo si conclude il loro comunicato. Inoltre, gli insegnanti del movimento delle Stilo Rouge hanno dichiarato che se non verrà rivista la decisione sulla riapertura delle scuole, faranno valere il proprio droit de retraite, ovvero non svolgeranno lezione e ne saranno presenti in aula, visto il rischio per la loro salute, tanto all'interno degli istituti scolastici quanto nel trasporto pubblico. Staremo a vedere quale sarà la situazione l'11 maggio, mentre si preannunciano già possibili azioni congiunte tra studenti medi e insegnanti contro le scelte deliranti del governo. Linea alla regia. Grazie Andrea. E mentre parlano di riaprire industrie, mentre parla industrie, imprese, mentre parlano di riaprire in Francia le scuole, ieri Conte ha parlato anche delle riaperture riguardo ai cantieri in Italia per le grandi opere. Ne parliamo con Chiara Ferronato. Buonasera. Sì, appunto, tra le attività produttive che si sono fermate per ultime e quelle che riapriranno tra le prime ci sono appunto i cantieri, su forte sollecitazione da parte dei governatori del Nord Italia, che in questi giorni, delle regioni del Nord Italia, che in questi giorni hanno sbandierato la necessità di riprendere l'avvio dei cantieri per le opere pubbliche come quelle per l'edilizia scolastica o addirittura parlando di edilizia residenziale pubblica, cosa che sappiamo, cantieri che sono fermi, bloccati da anni e decenni di svendita del welfare pubblico.
Quello che in verità si vuole riavviare velocemente è di fatto la catena della speculazione su cui i grandi costruttori vivono, le grandi opere stradali, ferroviarie e infrastrutturali. Bene, nel marasma del coronavirus, lo scorso 18 aprile è stato approvato dal governo il modello futuro con cui queste grandi opere saranno gestite, sdoganando di fatto il modello Genova, che si basa di fatto sull'affidamento dei pieni poteri ad un commissario, che avrà il potere di prendere decisioni con carattere d'urgenza anche in momenti in condizioni di ordinaria amministrazione e pianificazione del territorio. Sono stati appunto, in questo decreto sono stati nominati 21 commissari per il riavvio di 14 opere tra tratte autostradali e ferroviarie per un giro d'affari di oltre 20 miliardi. Di fatto questo commissario straordinario per le opere potrà assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio e la prosecuzione dei lavori, ma anche alla rielaborazione dei progetti non ancora appaltati. Un commissario che potrà percepire una quota fissa di 50.000 euro l'anno più una quota di provvigione all'anno di altri 50.000 euro in base ai risultati che saprà raggiungere. Un commissario che di fatto potrà scavallare ogni autorizzazione, parere, visto, nulla osta degli enti competenti, perché per procedere basterà soltanto l'accordo con presidenti di regione o province. L'unico vincolo che rimane, oltre a quello dei trattati, dei vincoli europei, è quello antimafia, che sappiamo le procedure sono già state ampiamente semplificate con il nuovo codice degli appalti, e sarà quello ambientale, i cui termini per il silenzio assenso con l'amministrazione pubblica saranno comunque dimezzati. Bene, per chiudere, insomma, questo è quello che si prospetta all'Italia dopo il 4 maggio, con la ripresa delle grandi opere inutili di cementificazione, devastazione e saccheggio dei nostri territori, come se questa crisi sanitaria non avesse già abbastanza palesato lo scontro in atto tra capitale e natura e anche la necessità di invertire radicalmente la rotta del paradigma di un sistema produttivo che ci ha portato alla crisi che stiamo vivendo in questi mesi. E con questo linea alla regia. Grazie Chiara. E ci spostiamo invece a ciò che è successo ieri l'altro, i giorni in cui si festeggiava la liberazione dal fascismo. Parliamo di questi eventi che si sono svolti appunto ieri l'altro, ne parliamo con Francesco Piccioni. Buonasera, effettivamente è stato un 25 aprile davvero insolito ma anche indicativo di qual è oggi la situazione. Da una parte abbiamo avuto le cerimonie istituzionali con pochissima gente, polizia a difesa, l'immagine che rimane è quella di Mattarella che sale le scale del Milite Ignoto senza mascherina e poi lo ridiscende con la mascherina da solo. E segnalando quindi come l'antifascismo del potere sia un antifascismo molto elitario e molto distante dalla popolazione. Viceversa, laddove una parte della popolazione, piccoli gruppi sicuramente, perché viviamo in tempi che non si può uscire di casa, piccoli gruppi che hanno cercato di portare il loro omaggio alle tombe dei partigiani, sono state attaccate dalla polizia e questo è successo a Milano, a Napoli, a Brescia, a Pisa, esistono filmati per ognuno di questi episodi, quindi non c'è nemmeno discussione sul come siano andate le cose. Questa arroganza della polizia e questo modo effettivamente molto molto fascista di usare a discrezione il proprio potere comincia a essere fastidioso anche per le normali trasmissioni della televisione mainstream, che ormai più volte manda in onda per esempio la scena dei carabinieri che entrano nella chiesa e minacciano il prete che sta dicendo messa perché non dovrebbe farlo secondo loro, oppure le scene della multa a un rider che per fare prima e quindi ha tagliato attraverso un parco invece di fare tutto il giro della strada, oppure il famoso bagnante sulla spiaggia raggiunto con le moto, con i droni, con gli elicotteri per essere multato, o altri elicotteri che andavano a sciogliere grigliate in terrazza. Bisogna ammettere che però questa capacità selettiva della polizia è veramente strana. Nello stesso giorno scritte fasciste sono apparse sulle lapidi che commemoravano diversi partigiani in varie parti d'Italia
e soprattutto, per esempio, allo stadio di Verona qualcuno è riuscito a entrare e issare sul pennone la bandiera della Repubblica di Salò. Quindi bisogna ammettere che la polizia veramente ha 64 occhi, ma li tiene tutti chiusi da una parte e li usa tutti quanti per gli antifascisti. Di questo bisognerà, come dire, tener conto nel momento in cui le porte di casa si riapriranno. E con questo linea alla regia. Grazie Francesco. Adesso manderemo uno spezzone di un'iniziativa che si è svolta una mezz'oretta fa, cioè intitolata La guerra mondiale del petrolio, è uno spezzone dell'intervento di Alberto Negri. A voi la visione. E quello che è successo in questi mesi, come ricordava anche prima Giacomo, è questo scontro che poi ha anche illustrato molto bene Ettore, questo scontro tra i barili di carta e i barili di petrolio. A un certo punto, mentre la Cina cominciava a chiudere e diminuiva fortemente la domanda cinese, è cominciato questo scontro sui mercati e a un certo punto, quando si è arrivati l'altra settimana, si è successo qualche cosa che nessuno avrebbe mai pensato. Ma perché? Perché i barili di carta, cioè i future, cioè la speculazione, si è scontrata con i barili veri, cioè hanno comprato barili di petrolio con contratti a maggio-giugno che però nessuno sapeva più dove mettere, perché c'era talmente tanto petrolio che erano finiti i depositi per mettere quel petrolio. Le petroliere stanno adesso girando di fronte alle coste di vari paesi senza sapere dove metterlo questo petrolio, e di fronte alla prospettiva di dover veramente ritirare questo petrolio fisicamente, gli speculatori hanno venduto sotto costo e sotto zero questo petrolio perché non avrebbero saputo dove piazzarlo, fisicamente proprio. Bene, questo era uno spezzone, se vi è interessato, se vi interessa l'argomento, lo potete trovare sulla pagina Facebook di contropiano.org per intero. Invece ci spostiamo in Sud America, per la precisione in Brasile, parliamo di come viene utilizzata questa pandemia per dare addosso ai poveri, ne parliamo con Alessio Ramaccioni. Buonasera a tutte e tutti, il coronavirus sta falcidiando il Brasile e soprattutto le favelas di San Paolo e Rio de Janeiro, dove il dramma della morte sta sovrapponendosi a un'economia in collasso avanzato, con i suoi 14 milioni di disoccupati e altri 12 milioni messi in cassa integrazione. Una situazione sempre più esplosiva che il governo di Bolsonaro cerca di minimizzare, aumentando confusione ed incertezza politica. Il caos è notevole, soprattutto nel governo. Il ministro della salute, Enrique Mandetta, ha annunciato che sarebbe stato dimesso dal presidente, che infatti ha licenziato lui e anche il segretario giuridico della presidenza. Su Contropiano il giornalista Achille Lollo, che conosce a fondo la situazione politica ed economica del Brasile, ha chiarito alcuni passaggi importanti, a partire dalla notizia falsa del presunto tentativo di colpo di Stato da parte dei militari, una vera e propria bufala, spiega Lollo, creata dal corrispondente della Repubblica che non ha saputo interpretare il contesto politico brasiliano. Di certo tra i militari dell'attuale governo non corre buon sangue, forse anche, ma non solo, per il modo con cui Bolsonaro sta gestendo la pandemia. Oggi sono il mercato e soprattutto le banche private a essere al centro delle attenzioni del governo Bolsonaro, che con il ministro dell'economia Paulo Guedes, un super liberista, nei primi 12 mesi di governo ha elargito alle banche 1,216 trilioni di real, cioè il 16,7% del PIL, mentre per combattere la pandemia ha destinato soltanto 88,2 miliardi di real, cioè il 7,5% dei fondi destinati alle banche. Una inezia. La conseguenza è che oggi le favelas di Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, come pure molte regioni amazzoniche popolate da indios, sono i centri della pandemia. Questo perché i governi non hanno mai fatto la riforma del sistema sanitario pubblico, come avevano promesso. Non sono state fatte le riforme strutturali che tutti aspettavano e che certamente avrebbero modificato l'evoluzione socio-economica del Brasile. Bolsonaro è convinto che il mercato sia al centro di tutto, sia la cosa più importante, per cui poco importa se nel Brasile moriranno 200.000 o 300.000 persone, di cui il 95% composto da abitanti poveri delle favelas o delle periferie.
batterie. Purtroppo quello che più conta è la voce del mercato, vale a dire far ripartire a tutti i costi un'economia che è già in crisi da 2 anni. Ufficialmente Bolsonaro addossa la responsabilità della crisi alla breve paralisi economica provocata dal Covid-19. In realtà la crisi dell'economia brasiliana si deve ai ritardi strutturali e al modello che le banche e la borghesia hanno imposto al paese con la complicità dei governi. Linea alla regia. Grazie Alessio. Ci spostiamo invece in Turchia, parliamo di quella che un articolo di contropiano.org definisce la strage dei musicisti turchi. Ne parliamo con Marta Collot. Sì, buonasera a tutti. Dopo appunto la notizia della morte di Alim Bolek, arriva anche un'altra triste notizia della morte di Mustafa Koçak, un altro membro del gruppo musicale turco, gruppo Yorum, deceduto appunto dopo 297 giorni di digiuno. Mustafa infatti era stato arrestato nel settembre 2017 e condannato all'ergastolo nel luglio scorso in un processo regolare da ogni punto di vista sulla base di tutte le testimonianze estorte, che sono state estorte appunto con la tortura e le minacce. Insieme a lui poi era stato condannato all'ergastolo per violazione dell'ordine costituzionale anche l'avvocato Murat Jamim. Anche lui è stato rinchiuso in isolamento e torturato più e più volte. È noto infatti come la condanna degli avvocati faccia parte di una pratica frequente nei tribunali turchi proprio per impedire la difesa dei prigionieri politici. Ricordiamo che a luglio 2019 Mustafa aveva iniziato lo sciopero della fame e a settembre aveva annunciato che il suo sciopero sarebbe continuato fino alla morte, proprio dopo le ripercussioni subite da familiari e solidali. Infatti successivamente in solidarietà a Mustafa sono state organizzate diverse manifestazioni sia in Turchia che in Europa, che sono state però ignorate o represse dal governo turco. L'unica risposta delle autorità turche è stata quella di tentare di sottoporre Mustafa Koçak, ormai ridotto a pesare sappiamo solamente 29 kg, all'alimentazione forzata attraverso l'intrusione di una sonda nello stomaco, ma con una pratica non solo pericolosa ma considerata anche una pratica di tortura. La pratica dello sciopero della fame è condotta dai detenuti in Turchia come estrema e unica forma di lotta possibile all'interno di carcere, di un sistema giudiziario in cui qualunque efficace difesa e rispetto dei diritti umani è costantemente negato. Quindi dobbiamo tenere viva l'attenzione sulle sorti dei detenuti politici in sciopero della fame per fermarne la strage. Linea alla regia. Grazie Marta. Ci avviamo verso l'ultimo servizio dove parleremo di Consiglio europeo, crisi attuale e MES. E ne parleremo con Francesco Piccioni. Buonasera di nuovo. La riapertura sarà la riapertura anche per quanto riguarda il Consiglio europeo, che non si è concluso prima del 25 aprile. Il governo Conte ha sbattuto contro i rapporti di forza in Europa esattamente come tutti quelli precedenti, esattamente come l'esecutivo che lui dirigeva e che aveva per boss Matteo Salvini. Conte ha provato a enfatizzare la discussione sul recovery fund come una grande vittoria italiana, mentre la destra fasciologhista ha parlato invece di disfatta, proponendo un'alternativa da mentecatti, ossia obbligazioni intitolate orgoglio italiano ma garantite dalla BCE, roba che a Berlino ancora ridono. Il PIL comunque è stimato in calo dell'8%, altre istituzioni pensano anche il 10%, l'aumento della spesa pubblica per far fronte alla pandemia supererà sicuramente i 50 miliardi, come risultato c'è che il rapporto debito PIL è previsto in salita al 155%, addirittura con un rapporto deficit PIL intorno al 10,5%, quando dovrebbe al massimo essere intorno al 3%. I trattati europei prevedono che un debito pubblico così elevato debba essere ridotto con un piano di rientro pluriennale ma stringente, esattamente come prima dell'epidemia, non è cambiato nulla. E infatti il ministro Gualtieri ha già anticipato che il debito pubblico tornerà su un sentiero discendente già dall'anno prossimo, anche con la completa eliminazione delle clausole di salvaguardia che dovrebbero significare aumento dell'IVA. Di fronte a una crisi di queste dimensioni, come si finanzia la spesa pubblica gigantesca necessaria a coprire le perdite di imprese, banche, consumi, eccetera? In questi casi eccezionali, nella storia del capitalismo, le strade possibili sono soltanto due. O si chiedono prestiti ai mercati, alle istituzioni internazionali, al Fondo Monetario Internazionale, Dio non voglia, che ovviamente andranno restituiti con gli interessi, oppure si emette moneta tramite la banca centrale. Il problema è che per fare questa seconda cosa bisogna disporre di una banca centrale non indipendente dal governo,
ma vincolata appunto ai poteri dello Stato e alle sue esigenze, cosa che nell'Unione Europea non esiste, anzi è vietata. E la reazione dell'Unione Europea non è per nulla all'altezza della situazione. Gli strumenti che ha messo in campo sono al tempo stesso ostici e strangolanti. Il MES, il meccanismo europeo di stabilità, anche spogliato delle sue peggiori condizionalità, resta intatto nella sua struttura giuridica. Come ha detto il segretario dello stesso MES, è un contratto e i contratti hanno delle condizioni, mica si fanno contratti per regalare soldi. Il fondo Schur, che è un nuovo fondo destinato a coprire una parte della spesa per gli ammortizzatori sociali, è di appena 10 miliardi l'anno per tutti i paesi dell'Unione Europea. Praticamente basterebbero per una settimana in Italia. La BEI, che teoricamente dovrebbe muovere 200 miliardi, è rivolta unicamente alle imprese e sappiamo che quelle più grandi se le pappano tutti. Per ultimo rimane questo Recovery Fund, tutto da disegnare. Secondo le prime stime servirebbero addirittura 1.500 miliardi, però la domanda è sempre la stessa, come prestiti, cioè come debito che aumenta o a fondo perduto, stampando monete. Nel Consiglio europeo non si è arrivati a una definizione definitiva, se ne discuterà appunto il 6 maggio, appena in tempo dopo la riapertura delle attività produttive in Italia. Però si pensa che si arriverà a un compromesso che partorirà uno strumento che darà parte di soldi come debito, la maggior parte, secondo la Germania, l'Olanda e i. Scusate un attimo, stiamo avendo un problema. Aspettiamo un attimo a vedere se riusciamo a ricollegarci. Francesco? Scusate un attimo. È anche un po' il bello della diretta, diciamo. Allora. Sto facendo i tentativi per ricollegarmi. Scusate ascoltatori, purtroppo stiamo avendo un problema di connessione per l'ultimo servizio di Francesco Piccioni e ci ricollegheremo domani, eventualmente recupereremo anche l'intervento che doveva fare. Vi ricordo che l'appuntamento comunque rimane sempre dal lunedì al venerdì alle 19.30 sulla pagina Facebook contropiano.org. Una buona serata.